Qual è secondo voi la migliore avventura ufficiale per D&D quinta edizione? E perché proprio Curse of Strahd? In questo video analizzeremo diversi punti, dove spiegheremo perché, secondo noi, Curse of Strahd è l'avventura più bella e interessante per D&D quinta edizione. Prima di partire però, ricordate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime nostre novità. Curse of Strahd è un modulo di avventura per D&D quinta edizione pubblicato nel 2016, ma si rifà all'originale modulo per Advanced D&D Ravenloft, pubblicato nel 1983. Ravenloft è una delle principali ambientazioni di Dungeons & Dragons e deve la sua popolarità ai toni gotici e horror che accompagnano i giocatori per tutta l'esplorazione del semipiano, principalmente nel caso di Curse of Strahd nella regione di Barovia, governata dal sanguinario e terrificante conte Strahd von Zarovich. Come primo punto da analizzare abbiamo appunto l'ambientazione. I toni cupi e macabri dell'avventura sono un elemento chiave e fondamentale. Ciò accompagnerà sin dai primi passi i giocatori all'interno della regione. Barovia infatti è un'immensa landa piena di storie e segreti raccapriccianti e non lascia spazio al minimo momento di tranquillità. Luoghi chiave dell'avventura come il villaggio di Barovia, il Tempio dell'Ambra o il famigerato Castle Ravenloft rendono più chiara l'idea di paura e angoscia che possono provare i giocatori. Pensando appunto a Castle Ravenloft o al Tempio dell'Ambra, due grandi dungeon presenti all'interno dell'avventura, non possiamo non pensare ai grandi pericoli in cui possono incombere gli avventurieri. Un altro grande punto a favore che inseriamo è infatti la difficoltà. Abbiamo giocato diverse avventure ufficiali, ma questa per noi è risultata la più difficile in termini di combattimenti e imprevisti. Dungeon del mago folle. Gli incontri di questa campagna sono ben bilanciati, per porre ai giocatori un'ardua ma giusta sfida, al fine di rischiare molto spesso una perdita di un compagno, o peggio, ossia che l'intero gruppo possa cadere in battaglia. Per quanto appunto le avventure di Dungeons & Dragons offrano sempre diversi spunti di sviluppo, che variano sulla base delle scelte dei giocatori, alla fine la trama viaggia sempre per una strada prestabilita. Curse of Strahd è unica in questo senso, poiché diversifica totalmente le strade da percorrere per portare a termine l'avventura, e non lo fa soltanto attraverso le scelte dei giocatori, ma utilizza l'artificio della premonizione. L'incontro con l'indovina Madame Eva, la matriarca del popolo dei Vistani, è un punto cruciale dell'avventura, del quale si scopriranno le strade che dovranno seguire i giocatori. Madame Eva infatti offrirà agli avventurieri una lettura delle carte, attraverso l'interpretazione dei tarocchi. Ciò significa che possono essere svariate le strade che può prendere l'avventura, proponendo una fortissima rigiocabilità e un innovativo modo per porre le basi di una personale storia davanti ai giocatori. Quindi, gli elementi di questa premonizione, o profezia, guideranno e aiuteranno i giocatori a capire banalmente la strada da prendere e orientarsi nelle sconfinate lande di Barovia. Ma, per quanti percorsi i giocatori possano prendere, l'obiettivo rimane sempre lo stesso: sconfiggere il conte e fuggire da Barovia. Il conte Strahd von Zarovich è uno dei personaggi più famosi del mondo di Dungeons & Dragons. Il vampiro millenario governa la landa di Barovia dall'alto di Castle Ravenloft e nessuno può celarsi di fronte ai suoi occhi quando si è nel suo dominio. Il conte è la quintessenza della tirannia. Spietato, malvagio, freddo e calcolatore, Strahd non lascia spazio al minimo errore. Egli infatti sorveglia quasi come un dio onnipotente la sua landa, tenendo sempre sott'occhio gli avventurieri, o se è il caso, fare loro una visita di cortesia e invitarli cordialmente per una cena nel suo castello. Qualsiasi cosa possa dire o fare, non sai mai quali sono le sue vere intenzioni. Potrebbe inviare orde di non morti per mettere i suoi rivali al tappeto. Lui non scenderebbe mai in campo a sporcarsi le mani. Nessuno meriterebbe o potrebbe mai permettersi di fuggire da Barovia. Rimarrebbe impassibile di fronte a qualsiasi parola o tentativo di minaccia, ma attenti a non parlare di lei, la sua eterna amata, vittima di una gelosia e invidia morbosa nei confronti di un ben più nobile fratello, che del conte ne condivideva soltanto il cognome. È proprio qui il cuore dell'avventura. Come il conte Strahd von Zarovich, tanti sono i personaggi non giocanti con una storia degna del proprio nome presenti nell'avventura. Basti pensare all'abate dell'abbazia di San Marcovia, ossessionato dal creare la sposa perfetta per il conte per spezzare una maledizione. Oppure la bella e intrigante Esmeralda d'Avenir, allieva del dottor Rudolf von Richten. Sì,
quello della guida, disposta ad aiutare gli avventurieri a sconfiggere il conte, o il mago folle dei Monti Baratok, che si dice abbia causato non pochi problemi nelle zone circostanti. Tanti altri segreti e misteri aspettano di essere svelati in questa fantastica avventura, che ci ha regalato degli intensissimi e bellissimi momenti, sia negativi che positivi. Alla luce di ciò, possiamo dirvi appunto che Curse of Strahd risulta essere la migliore avventura per D&D quinta edizione. Certo, sui gusti alla fine non si discute, ma vi possiamo garantire che se doveste scegliere di giocarla, non rimarrete certo delusi. E voi cosa ne pensate? L'avete già giocata? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.